anche stamattina mi avete regalato delle emozioni incredibili nel silenzio. Avrebbe bisogno di andare anche quelli là in monastero, in silenzio. Silenzio, rispetto, preghiera, buona educazione. Sapete perché il Ciano, al di là di quello che non funziona in Calabria, dei disastri del PD, lo diciamo sia in Calabria che in Emilia Romagna? Perché io sto girando il mondo in largo e ho incontrato migliaia di persone nelle piazze con cui abbiamo parlato di futuro, di ospedali, di strada statale 106, di agricoltura, di pesca, di turismo. E l'unica risposta della sinistra qual era? Quella. Gli insulti. Avete perso. Avete perso. La Calabria non ha bisogno di scemo o vaffanculo. Non è un gran programma politico. C'è bisogno di sanità. C'è un buco di 3 miliardi di euro nei bilanci della sanità mal governata dal PD, e ci sono ogni anno 50.000 calabresi che per curarsi, farsi operare o fare la chemioterapia devono pagarsi il treno e l'aereo e farsi 1.000 chilometri. Questa è una vergogna, questa è una vergogna. Altro che scemo il cuore da stadio, ospedali, punti nascita, Alzheimer, chemioterapia, diabete, disabilità. E sapete perché c'è qualcuno che ha così paura che arrivi domenica? Perché quelli che parlano di immigrazione, e c'è bisogno di immigrati, e in Italia c'è bisogno di immigrati, e in Emilia c'è bisogno di immigrati, in Italia c'è bisogno di immigrati, lo fanno non perché sono buoni e generosi, ma perché ci guadagnano un sacco di paesi. Ci hanno fatto miliardi sulla polemica di questa sera. Invece, siamo lì, noi sapete a quale immigrazione lavoreremo per la Calabria e ci stiamo lavorando nelle regioni dove già governiamo. Noi lavoreremo perché in Calabria ci sia principalmente un tipo di immigrazione, permettere di tornare in Calabria ai figli e ai nipoti della Calabria che sono scappati all'estero per cercare lavoro nel tessuto famiglia. Questa è un'immigrazione su cui lavorare. Sanità non è bella ciao, è ciao belli. È ciao belli. Ma non dire ciao belli. O signore, belli. Ciao e basta. Belli è soggettivo, però è questo. E sono fantastici. Perché sapete che sia in Calabria che in Emilia Romagna, la mia gioia è che tantissime persone che hanno votato per una vita a sinistra, e io sono convinto che ci siano in questa piazza, famiglie con tradizione operaria, tradizione contadina, con nonni partigiani, adesso domenica voteranno la Lega, perché il PD ormai è il partito dei banchieri e dei milionari. Al partito dei signori con la puzza sotto il naso. E se qua ci fosse un Berlinguer o un partigiano vero, cambierebbe marciapiede, non sarebbe in mezzo a voi. Quelli che cantano bella ciao con Rolex al polso e sono figli di papà. Occupiamoci un po' di lavoratori, di precari, dei troppi ragazzi che scappano. Quindi, attenzione, non abbiamo bacchette magiche. Non vengo a Serra per dire che votando Lega da settimana prossima tutti avranno un lavoro, tutti saranno fortunati, ricchi, simpatici e intelligenti. Però 5 anni di lavoro, di onestà, visto che i compagni del PD ne hanno arrestati alcune centinaia a proposito di onestà. E viva il procuratore Caratteri e tutti quelli che combattono la 'ndrangheta, perché la 'ndrangheta è merda e noi la combatteremo paese per paese. Poi evidentemente c'è qualcuno
e invece altri sei. No. Abbiamo cambiato. Mia figlia di 7 anni fa discorsi più intelligenti e articolati. Fate un applauso, poveretti, dai. Vi vogliamo bene lo stesso, ragazzi. Vi vogliamo bene lo stesso. E non vedo l'ora che arrivi domenica, perché domenica si voterà per il lavoro e io ricordo che il PD a Roma è il partito che vorrebbe cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero fregando milioni di italiani e non glielo permetteremo. È un voto anche per la sicurezza. Se io rischierò un processo o la galera perché ho difeso i confini e l'onore del mio paese, lo farò a testa alta. Lo farò orgoglioso di aver difeso i miei figli e il mio paese. Magari aspetto anche voi. Aspetto anche lei, signora. Andiamo insieme. Andiamo in lettura, signora. Allora, vediamo la doppia. Anche te, siamo in tre. Quattro, cinque. Grazie. E siamo un paese strano, dove ci sono gli spacciatori di droga liberi a piede libero, ci sono i mafiosi a piede libero e c'è uno che ha difeso il suo paese che dovrebbe essere processato in galera. È un paese un po' strano, però ragazzi, mia nonna mi ha insegnato male non fare, paura non avere. Chissà dove erano quando Oliverio chiudeva gli ospedali in giro per la strada. Era una fase sbloccare al centro sociale. In democrazia va bene tutto, quindi io vi ringrazio, ho visitato posti, siamo stati a Marmola, siamo stati su Assina, siamo stati a Stromonte, la ministra ha avuto l'orgoglio di andare a San Luca, di andare a Rotri, di andare a Parchi, di andare a Platì, di andare a Tobria, però ricordatevi una cosa, il futuro della Calabria, il destino della Calabria non è in mano mia, è in mano vostra. Riprendetevi in mano la vostra terra, che è una terra stupenda, che però ha avuto un problema. Troppi politici calabresi che per 50 anni hanno rubato il voto dei cittadini calabresi. E questo è il problema. Se i politici calabresi avessero fatto il loro lavoro, io oggi non sarei qua. Evidentemente molti, sia di qua che di là, per non parlare di 5 Stelle, hanno preso una valanga di voti e poi sono scomparsi. Noi ci siamo prefissati poche cose, ma quelle poche che portiamo a casa, sanità, infrastrutture, qua c'è una certosa stupenda, però se non c'è una regione che promuove le bellezze del suo territorio, evidentemente la conoscono in pochi. Ecco, un assessore al turismo, come si deve, porta centinaia di migliaia di persone a Serra Sacrosa, porta lavoro, porta ricchezza. A noi piacciono i turisti che pagano, non quelli che vengono pagati per fare i turisti, che piacciono quelli là. Quindi è questo, la strada statale 106 non sarà mica una strada, aeroporti, porti, porto di Gioia Tauro potrebbe essere una miniera d'oro, ma se le navi e i container li passano davanti e vanno a nord, evidentemente non c'è lavoro. Quindi noi abbiamo scelto una squadra, magari persone non conosciutissime, non famose, ma oneste e competenti. E da lunedì saranno in ufficio e Regione Calabria a lavorare. Fate un applauso a donne e uomini, a sindaci che ci ha messo la faccia. E non era facile,
non era facile. Stamattina è svegliata la sveglia, sono andata a sveglia alle 5 e un quarto, però l'ho fatto col cuore, per segnare un po' di speranza. Non miracoli. I miracoli di faceva Renzi. Dopo San Bruno li faceva Renzi. Noi miracoli non siamo in grado di promettere. Però lavoro, lavoro, lavoro. Dopo Serra, Catanzaro, con un altro aereo per tornare a Parma e poi l'Emilia Romagna, e domenica ci saranno dei generati in cabina elettorale di due Reggio, Reggio Calabria e Reggio Emilia, nel nome della pulizia e del futuro. Io vedo tanti giovani in questa piazza, il futuro dei giovani, ragazzi, prendete in mano il vostro futuro. Il futuro non può essere quello dove scappo. Mi laureo e non vado a Londra, a Berlino, a Parigi, in Australia, a New York. Io girando il mondo ho trovato medici calabresi, avvocati calabresi, cuochi, camionisti, operai, architetti. Ma perché devono scappare a 10.000 km di distanza? Quindi senza promettere miracoli, qua il futuro dei giovani calabresi è la loro terra. Non è scappare nel resto del mondo. E io sono convinto che ce la farete. Certo, per lavorare bisogna aver voglia di lavorare. E non è da tutti. Però mancano 4 giorni e sono orgoglioso dell'accoglienza che abbiamo avuto ovunque, e l'impegno che mi prendo, a differenza di altri, e di rivederci dopo le elezioni, perché prima del voto sono bravi tutti andare in giro a promettere cose, poi dopo il voto cambiano il numero di telefono, cambiano indirizzo, cambiano pianeta e tanti saluti di si è visto. Quindi ci vediamo dopo il voto. Stamattina mi sono alzato bene, un po' stancotto, però bene, perché io appunto a Bologna, sono partito da Bologna e oggi il titolo d'apertura del quotidiano di Bologna, del resto del Carriere di Bologna, ha un'intervista a quello che secondo me è un grande uomo, non solo un grande sportivo, ma un grande uomo che ha detto voterei Salvini e voterei Lega, e lo ringrazio, Sinisa Mihajlovic, è veramente non un allenatore, ma un uomo di coraggio, di parola e con le idee chiare. E quindi avete una splendida terra, riprendetevela in mano. Non lasciate che sia qualche funzionario o qualche burocrate a decidere per Natale. Sono passati, lasciamoci un po' di fuori. È una rivoluzione del pensiero interessante. Stanno passando da Kant a Hegel, da Petrarca a Boccaccio. Un po' di servizio militare mi farebbe bene. Così a occhio, eh? A occhio. Però, con tutte le mamme e i papà, anche perché sono convinto di una roba. Se su questo palco, questa mattina, sera San Bruno, ci fosse qualcuno di cui voi non avete simpatia, io sono convinto che voi, donne e uomini normali, non sareste là a insultare a far casino, sareste a casa, sareste in ufficio, sareste a scuola, sareste al lavoro, e io sono orgoglioso di rappresentare la Calabria educata e perfetta. Gli insulti non sono a sinistra. Viva Serra, viva la Calabria, viva l'Italia, viva la Lega, e andiamo a vincere e mandiamo a casa la sinistra. Prima della regione e poi magari anche del comune di Serra Scaduto. Grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie. Vai, aspetta. Segretario.